Bentornati a 3 minuti. Vi offendete se almeno oggi non parliamo dell'emergenza pandemica, del Covid, delle misure restrittive, le polemiche, le proteste, gli ospedali sempre più affollati? Vorrei con voi condividere una riflessione su una notizia che settimana scorsa era sui giornali locali. In alcune località della Lomellina si sono susseguite una serie di segnalazioni relative ad avvistamenti di lupi. La notizia questa che per chi ci segue dalle località di collina o di montagna non è una grande novità. Anche sull'Appennino Pavese negli ultimi anni la figura di questi animali si è progressivamente fatta notare, generando quasi sempre preoccupazione, in modo particolare da parte degli allevatori, che ovviamente temono le scorribande dei lupi nelle proprie attività, nelle proprie proprietà. Ecco, in realtà questa è una notizia che fa riflettere, perché al di là dei toni allarmistici che dietro a avvistamenti di questo tipo si susseguono, o all'ironia, perché sempre dalle nostre parti può capitare di avvistare anche dei cinghiali, un po' come succede a Roma, no? Ricorderete fino a qualche tempo fa, quando c'era la giunta capitolina guidata da Virginia Raggi, sembrava che i cinghiali venissero avvistati quotidianamente. Vi posso dire, da persona che per lavoro frequenta Roma ogni settimana, che ci sono ancora adesso i cinghiali, solo che fanno meno notizia perché probabilmente è cambiata la giunta. Ma al di là di questa osservazione polemica nei confronti della categoria dei giornalisti, non c'è critica politica dietro, la presenza di questi animali che cosa ci dice? Ci dice che intanto non dobbiamo stupirci. Parlatene con uno zoologo, con un etologo. A me per lavoro è capitato di dover approfondire il tema, e intanto mi hanno rassicurato, mi hanno detto che è assolutamente normale che in alcuni periodi queste specie animali tendano ad avvicinarsi ai centri abitati, agli allevamenti, e lo fanno per un motivo banale, e cioè il fatto che sono alla ricerca di cibo. Cibo che naturalmente nel caso dei cinghiali può anche essere la spazzatura che magari non viene adeguatamente raccolta, nel caso dei lupi possono anche essere delle prede un po' più prelibate. Poi naturalmente un conto è dire di non preoccuparsi, un conto è trovarsi davanti queste specie animali, e anche qui lo zoologo di riferimento dice: guardate che la loro presenza è un segnale intanto positivo, perché fino agli anni 70 per esempio in Italia si temeva l'estinzione dei lupi, e il fatto che oggi siano presenti in modo così massiccio è comunque una conferma di come le strategie messe in campo 40 anni, 50 anni fa abbiano portato ai loro effetti. E comunque di per sé il lupo, al di là della narrazione che di lui si fa dalle favole per bambini in poi, non è una specie animale aggressiva. Certo, come tutti gli esseri animali che ha bisogno di cibo e che non può chiederli in un locale come facciamo noi bipedi, è ovvio che può essere una minaccia per gli allevamenti, per il pollame, per tutta la piccola fauna, anche quella domestica, che si trovi sulla sua strada. Ma allora come convivere con queste specie animali, posto che talvolta anche loro possono diventare aggressive, possono rappresentare una minaccia anche per l'uomo, soprattutto quando tendono ad avvicinarsi sempre di più anche alle case, quindi ai centri abitati, molto spesso alle case di periferia. E gli esperti dicono che gli strumenti sul campo ci sono, e spetta alla politica adottarli in modo tempestivo, se non addirittura preventivo, perché è possibile evitare che questi animali prendano la malsana abitudine di avvicinarsi sempre di più ai centri abitati. Occorre però agire tempestivamente, non aspettare che diventi un'emergenza e dunque poi adottare provvedimenti d'emergenza, come è tipico di questo paese, ma facendolo per tempo. Si può dissuadere il lupo, come altre specie selvatiche, dall'avvicinarsi all'uomo, si può mettere in protezione gli spazi occupati dall'uomo e dagli animali, si può arrivare, non è un'eresia, dicono gli esperti di zoologia, anche all'abbattimento selettivo, laddove naturalmente tutte le altre misure messe in campo non permettano alternative. E allora,
perché invece di parlarne e basta, perché invece di allarmarsi e basta, non provare a ragionare seriamente se non sia giunto il tempo di adottare misure efficaci per ristabilire la corretta convivenza tra l'essere umano e questi animali? Vedremo se questa serie di avvenimenti di cronaca che l'attualità delle ultime giornate ci ha regalato porterà anche a una riflessione nelle stanze del potere.